Lo spiritismo. Cari amici, che cos'è lo spiritismo? Lo spiritismo, in poche parole, è un credo che ammette l'esistenza di spiriti disincarnati, i morti, e la possibilità di entrare in contatto con loro. Una breve storia dello spiritismo. Lo spiritismo moderno è nato nel XIX secolo, nel 1848, negli Stati Uniti d'America. Ma in realtà è un abile adattamento di dottrine e pratiche molto antiche. India, Egitto, Assiria, Babilonia, Grecia, Roma. Ma la Bibbia risale molto indietro nell'antichità. Nel Pentateuco, scritto molti secoli prima di Cristo, si parla di divinazione, di magia, di astrologia, di necromanzia e via dicendo, come pratiche ricorrenti ed esistenti da lungo tempo. Insomma, in altre parole, lo spiritismo è vecchio quanto il mondo, solo che oggi si è vestito in modo diverso, in modo moderno. Lo spiritismo incontrò subito un successo enorme, indescrivibile, e si spiega prima di tutto col fatto che la religione cristiana, diciamolo francamente, spesso insegnata male, sofisticata, falsificata, non sa dare nutrimento essenziale ai fedeli, che diventano presto facile preda di movimenti nuovi che dicono di poter fornire ai loro seguaci quegli elementi invano cercati altrove. Vale la pena di studiare lo spiritismo nella sua dottrina e nelle sue pratiche alla luce delle sacre scritture. È difficile classificare i fenomeni spiritici, teniamoci sulle generali. D'altronde non è che noi vogliamo fare una lezione sullo spiritismo, vogliamo dire ciò che la Bibbia afferma dello spiritismo. Lo spiritismo si distingue per i fenomeni psicofisici di natura piuttosto materiale. I fenomeni psicomentali di natura intellettuale e i fenomeni misti di natura sia materiale che intellettuale. Allora, ci sono fenomeni fisici di natura materiale, fenomeni psicomentali di natura intellettuale e fenomeni misti di natura sia materiale che intellettuale. Ad ogni modo, esiste un insieme di fenomeni fisici, tavole girevoli, levitazioni, cioè fenomeno paranormale consistente nel sollevare in aria contro le leggi di gravità il proprio corpo, o un oggetto, piccoli colpi, movimenti a distanza, fenomeni luminosi, magnetici o elettrici, rumori, grida, voci e via dicendo. Un insieme poi di fenomeni fisiologici, sonno magnetico, insensibilità, materializzazione,
e smaterializzazione, eccetera. È un insieme di fenomeni psicologici e fisiologici psicologici. È abbastanza complesso la cosa. Cioè, chiaroveggenza, lucidità, ammonizioni, premonizioni, tiptologia, cioè metodo di interpretazione dei colpi battuti dai cosiddetti spiriti sul tavolino nelle sedute spiritiche, apparizioni, fantasmi, linguaggio e scrittura automatici, eccetera. Vedete che di materia ce n'è abbastanza. Attenzione, cari amici, attenzione. Bisogna subito dire che nelle manifestazioni spiritiche c'è molta frode, ci sono molti imbrogli. Alcuni dicono che ce n'è dal 90 al 95%, quindi è quasi tutto un imbroglio. Altri più modesti si accontentano di dire che la frode c'è del 50%, già abbastanza, eh? Oltre alle frodi propriamente dette, esiste una quantità di fenomeni sorprendenti, straordinari, che la scienza non spiega in modo soddisfacente, ma che considera naturali e che, per quanto inspiegabili, non hanno però niente di soprannaturale. Dobbiamo anche tener conto della suggestione, dell'autosuggestione, della credulità, dell'ingenuità, dell'allucinazione individuale o collettiva. E adesso un'altra messa in guardia. Lo spiritismo, cari amici, è completamente antibiblico, perché la Bibbia è contraria allo spiritismo e diremo perché. La Bibbia afferma chiaramente che i morti che cosa sanno? Niente. I morti non sanno nulla, sono incoscienti e non ci può essere comunicazione di sorta tra il loro e il nostro mondo. Ripeto, i morti non sanno nulla, sono incoscienti e non ci può essere comunicazione di sorta tra il loro e il nostro mondo. Leggiamo alcuni testi. Salmo 115, versetto 17. Non sono i morti che lodano il Signore, né alcuno di quelli che scendono nella tomba, ma noi benediremo il Signore ora e sempre, alleluia. Noi viventi, anche se invece molti bestemmiano invece di lodare il Signore. Non sono i morti che lodano il Signore, né alcuno di quelli che scendono nella tomba. Per conseguenza, una religione, sia pure chiamata cristiana, che insegna che ci può essere comunicazione tra noi, il nostro mondo, il mondo dei morti, che noi possiamo pregare per la loro salvezza, che loro possono pregare per la nostra salvezza, possono intercedere per noi, tutto questo è da rigettare, perché la Bibbia non sa niente di questo. Cioè, non sono i morti che lodano il Signore. Dobbiamo lodare il Signore quando siamo su questa terra, non quando andiamo dall'altra parte. Là non c'è niente, c'è l'incoscienza, abbiamo studiato. I morti non sanno nulla e lo ripeteremo. Isaia capitolo 38, versetto 18. Poiché
non è il soggiorno dei morti che possa lodarti, non è la morte che ti possa celebrare. Quelli che scendono nella tomba non possono più sperare nella tua fedeltà. Conto chiuso, sarà riaperto? Oh sì, oh sì, conto riaperto. Quando? Alla resurrezione, o nella prima resurrezione, quella dei giusti, o nella seconda resurrezione, dopo 1000 anni, quella degli ingiusti, dei malvagi. Il conto adesso è sospeso. Dice qui il testo: non è il soggiorno dei morti che possa lodarti, non è la morte che ti possa celebrare. Quelli che scendono nella tomba non possono più sperare nella tua fedeltà. Ed ecco perché Salomone nell'Ecclesiaste ha scritto queste parole bellissime, che dovrebbero essere incise in tutti i cimiteri, o anche non nei cimiteri ma anche altrove. Ecclesiaste capitolo 9 versetto 5: infatti i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla, e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata, il loro amore come il loro odio e la loro invidia sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. È chiara, la Bibbia è molto chiara. Ascoltiamo questa chiarezza, facciamone tesoro e respingiamo il resto che è in contrasto con la Bibbia, che è la parola di Dio. Se le parole degli uomini non corrispondono alla parola di Dio, vanno rigettate, altrimenti Dio rigetterà noi. E poi conclude al versetto 10: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti, dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza, non c'è più niente. Fai a tuo potere tutto quello che puoi fare, perché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più niente, né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza, né titoli, né incarichi, né soldi, non c'è niente. È l'uovo del silenzio, lo abbiamo studiato, vi ricordate? In attesa della resurrezione. Non ci può essere, per conseguenza, comunicazione tra i vivi e i morti. Arriviamo al dunque. Trucchi a parte, fenomeni naturali a parte, chi sono dunque gli esseri che si fanno sentire o che appaiono e ai quali si rivolgono centinaia di milioni di persone? Le chiese diventano deserte, la gente si riversa non soltanto negli stadi, ma si riversa nelle sedute spiritiche, perché lì sanno tutto, il bene, il male, sono i morti che parlano, alcuni si fanno dare anche i numeri del lotto, si scende addirittura al grottesco, al ridicolo. Chi sono? Trucchi a parte, attenzione, che è quasi tutto trucco, diciamolo francamente. Chi sono? Qualcosa si sente, qualcosa si vede. Chi sono? Non sono certo gli angeli di Dio,
Ma voi li vedete gli angeli di Dio apparire a comando dei poveri mortali? Li vedete voi? Io no, per carità. Quando gli angeli del Signore appaiono, l'uomo è atterrito, addirittura svengono. Ma gli angeli di Dio poi non si prestano ai trucchi, non appaiono agli imbrogli dove regna la menzogna. E diciamo che quelli che vanno lì a consultare gli spiriti ci credono, ci credono. Quelli che non ci credono non vanno lì, perché una cosa simile fa ridere, ma scusate, vanno lì, fanno la catena, si tengono per mano, e poi c'è il medium o la medium che guida il gruppo. Chi dobbiamo, chi volete che venga dei vostri morti? E subito, zac, come si premesse un bottone, salta fuori lì il padre, la madre, il bambino, il suocero. Poi scusate, è una cosa immorale. Lo spiritismo è profondamente immorale, oltre che menzognero, è immorale. Approfitta del dolore delle povere persone che non hanno la fede in Dio, non hanno la conoscenza, non la vogliono avere, la conoscenza della verità, della Bibbia. E vanno lì e qualcosa appare, qualcosa si sente, ma è un trucco, è un imbroglio, non è la verità. Io mi meraviglio che milioni, centinaia di milioni di persone, anche istruite, vanno lì a fare lo spiritismo o a sentire le voci dei morti. È una cosa immorale, è una cosa che deve essere rigettata. Questo ci dice la Bibbia. Subito, a comando, i morti a comando appaiono qui, appaiono in Australia, appaiono in America. Poi personaggi famosi, qualcuno ha detto, cegliando, disgraziati quei personaggi famosi come Napoleone o Hitler o Mussolini o Stalin, che vengono chiamati dappertutto, questi poveretti, chiamiamoli così perché erano così, questi poveri uomini passati per grandi, passati per grandi. Almeno Napoleone 3-4 ore dormiva, adesso non riesce più neanche a dormire un minuto, perché tutti lo chiamano, i generali, per consultare, per vedere come deve essere fatta questa azione o quell'altra. È una cosa ridicola oltre che tragica. Sono demoni, non sono angeli di Dio, sono angeli di Satana, e bisogna urlarlo, gridarlo con tutte le proprie forze, come fa la Bibbia. Levitico 19:31, pensate, andiamo a migliaia di anni fa, quando Israele stava per entrare nella terra promessa. Non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi a causa loro. Io sono il Signore, il vostro Dio. E invece Saul, con tutto che era il rappresentante dell'unto dell'Eterno, ma diventato un apostata, per sapere come sarebbe andata a finire coi filistei, i filistei che avevano invaso il paese, cosa fa? Invece di convertirsi va a cercare una pitonessa a Endor. Vi ricordate? 1 Samuele 28. Va a cercare una spiritista, e il testo poi dice che morì suicida, anche fu sconfitto e morì anche perché aveva consultato gli spiriti. La Bibbia è molto severa, eh? Non consultate gli spiriti, non vi rivolgete a loro né agli indovini, per non contaminarvi a causa loro. Io sono il Signore, il vostro Dio. Capitolo 20 del Levitico, versetto 6 e versetto 7. Se qualche persona si rivolge agli spiriti o agli indovini per prostituirsi
andando dietro a loro. Io volgerò la mia faccia contro quella persona e la toglierò via dal mezzo del suo popolo. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore, il vostro Dio. Siate santi. E Israele puniva, la legge mosaica puniva quelli che facevano commercio coi morti o quelli che gli andavano dietro. Deuteronomio capitolo 18, dal versetto 10 al versetto 12. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare suo figlio o sua figlia per il fuoco. Qui occorre una piccola spiegazione, tra parentesi interrompo la lettura del testo. Gli ebrei, nella loro apostasia, imitavano i costumi orrendi delle popolazioni locali che in tempo di carestia o in tempo di calamità o di malattia, eccetera, bruciavano i figli in onore del loro Dio per placarlo, e il primo a farlo era il re, che buttava suo figlio. Fare passare il figlio o la figlia nel fuoco voleva dire questo: non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. E c'è bisogno di un commento a queste parole così tremende da parte del Signore? No, certo, c'è una cosa da fare, da ubbidire a quello che dice il Dio. Prima Timoteo, capitolo 4, versetto 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Dottrine di demoni. Lo spiritismo è una dottrina diabolica. E sapete chi dà una mano a queste dottrine diaboliche? Quello che in campo cristiano, cattolico, ortodosso, protestante, anglicano, ammettono l'immortalità naturale dell'anima e non il sonno dei morti. Se la religione avesse insegnato, la religione cristiana avesse insegnato, insegnasse quello che la Bibbia dice di queste cose, i fedeli cosiddetti, fra virgolette, i sedicenti cristiani farebbero attenzione, ma la gente non sa niente, è ignorante. E i più grandi ignoranti sono i cosiddetti intellettuali, che si danno grandi arie e poi cadono nelle trappole del diavolo, che è molto più intelligente e capace e vecchio, tra l'altro, di loro. Torniamo al testo biblico. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Abbiamo già letto questi testi, li leggiamo. Perché lo spiritismo, e lo dico con grande tristezza, con grande dolore, è entrato nella cristianità, nelle dottrine della cristianità. Come la religione pagana era basata sulla divinazione dei morti e sul culto degli antenati, così buona parte della religione cristiana è stata inquinata da queste pratiche, quando la verità fu gettata a terra e calpestata, quando la Bibbia non fu tenuta più in considerazione. A noi tocca, adesso che la verità
è alla portata di tutti quelli che la vogliono udire. A noi tocca scegliere, a noi tocca essere savi e non schiavi di queste pratiche occulte. Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 9 e 10. La venuta di quell'empio, qui parla dell'apostasia, la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò il Dio manda loro una potenza di errore affinché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Quindi non si tratta di un individuo, ma si tratta di vari, una catena di individui. Quindi lo spiritismo è da rigettare totalmente. È una menzogna abietta, inganna i vivi che vogliono parlare con i loro defunti. Ma se voi volete trovare consolazione, dovete aprire le pagine della Bibbia. Il Dio solo può consolarvi. Parlando della resurrezione, vi dà la forza di andare avanti, non andare da quei trucchi e uscite più tonti di prima, scusate la parola, ma non ne trovo un'altra migliore. Credete all'Evangelo, credete alla Bibbia e non cascate in mezzo a quei trucchi tremendi. Mi viene in mente in questo momento la tragedia dei ragazzi e delle ragazze che alla notte, dal venerdì, il sabato, la domenica o anche gli altri giorni della settimana, escono intontiti dalla musica, intontiti dalla droga, dall'alcol, e in macchina a una folle velocità vanno a schiantarsi da tutte le parti. È vero. E noi diciamo, ma è possibile che non capiscono questi qua? E si vede che non capiscono. E allora diciamo, ma sono ragazzi, non hanno la maturità psicologica, psichica, ragazzi dei 17, 18, 20 anni, ma ce ne sono anche di quelle di 30 e di 40, ma in genere sono dei giovanissimi. Ma non vedono cosa è successo ai loro amici e poi li vediamo lì piangenti, poverini, ai funerali, e che cosa possono fare? La settimana dopo altri 3 o 4, altri 4 o 5, e così si continua. E noi ci chiediamo, ma non capiscono? I giovani non capiscono? No, non capiscono. E io adesso faccio il paragone. Ma la gente, specialmente i cristiani, ma perché vanno lì nelle sedute spiritiche? Ma non capiscono? No, non capiscono. Non credono all'Evangelo e si lasciano intrappolare, impappinare da questo vecchio trucco diabolico, vecchio quanto il mondo, quanto il diavolo. E allora diciamo, e si vede che non hanno la maturità, ma ci vanno anche i vecchi lì. Sapete di che maturità si parla qui? Della maturità spirituale. Non basta la maturità psicologica, ci vuole la maturità spirituale, che viene da che cosa? Dalla conoscenza della verità, dall'Evangelo. E allora ascoltiamo quello che, per concludere, dice una volta di più la Bibbia, Isaia. Isaia capitolo 8, 19 e 20. Se vi si dice, consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete, un popolo non deve forse consultare il suo Dio?
si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi, alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Quando vi dicono andate a consultare gli spiriti, andate dagli indovini, rispondete: ma noi abbiamo il nostro Dio, domandate a Lui. Ma tu ce l'hai, amico, il tuo Dio? Signora, lei ce l'ha il suo Dio, ma voi l'avete il vostro Dio? E se non l'avete, fate alla svelta, perché il tempo incombe. Un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà ai morti che non sanno niente in favore dei vivi? Perché non è il morto che parla, è Satana coi demoni che risponde, che parla. Che il Dio ci aiuti a avere il nostro Dio, l'Eterno, la forte rocca di Lutero, il Dio incarnato in Gesù Cristo, e con l'aiuto dello Spirito Santo consultiamo Lui, che può aiutarci nei problemi, nel dolore, nella solitudine, in attesa della grandiosa resurrezione. È la mia preghiera per tutti. Amen.